In questo modo si aprono tre opportunità. Tre opportunità. La prima opportunità è che il sindaco, con un investimento ufficiale, con un incarico ufficiale che adesso ha nelle mani, possa trovare il cavaliere bianco. E allora io sarei contento, i ragazzi sarebbero contenti. Arriva il cavaliere bianco, salva tutto il salvabile, paga tutto lui e io sono più contento di loro e la domenica vado in curva con loro a vedere la partita. Due, il sindaco magari con questo incarico ufficiale può avere un po' più di forza per convocare, per convogliare, per aprire un tavolo di discussione. Forse lo può aprire, forse può avere un po' più di forza, forse può avere un po' più di ascolto, forse può avere un po' più di intenzione di fare questo tavolo che possa servire a traghettare la società e la squadra fuori dalla palude. Terza opportunità, il sindaco, non riuscendo a venire a capo di nessuna delle due precedenti, decide di portare i libri in tribunale. A quel punto, portando i libri in tribunale, si aprono altre due vie: concordato preventivo con nomina di un amministratore giudiziario o fallimento. E io, come loro lo hanno sottolineato la loro opinione, io lo dico anche qui forte e molto, molto, molto chiaro. Perché sono stato bravo, sono stato buono, sono stato educato, però dico queste due cose molto molto chiare. Se si fa il concordato preventivo, la compro io. Sia chiaro. Se si fa il fallimento e riparte dalla terza, dalla seconda, dalla prima, la compro sempre io. Pago io le spese di iscrizione, pago io i costi, pago io le penali e la regalo a questi ragazzi. Sia chiaro, perché sento già il rumore delle alucce degli avvoltoi che cominciano a sbattere in giro, no? Gli avvoltoiucci di paese, no? Allora io sarò molto chiaro, in qualsiasi di queste due ipotesi la ricompro io. L'unica persona che può riunire tutti gli addetti, tutti gli interessati intorno a un tavolo è il sindaco, che dovrà dire: Ferdinand, noi stiamo cercando di dare una mano a te e alla vecchia società, vai dove devi andare a firmare. E fai piazza pulita della situazione. Questi sono degli imprenditori. Perché, ripeto, sanando tutto si sviliscono anche i veleni che ormai ci sono nell'aria. Ci sono dei veleni nell'aria. Ci sono. Entro 10 giorni la risolviamo in un modo o nell'altro, la risolviamo una volta per tutte. Entro 10 giorni.